Benvenuti, continua l'itinerario di Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi vi portiamo a Monteleone di Puglia in provincia di Foggia. Il comune dalle origini antichissime si trova a 842 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Monteleone di Puglia è paese della pace e paese dell'accoglienza. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giuseppe Campese. Monteleone è un bel paese, è il più alto della regione Puglia con i suoi 842 metri sul livello del mare ed è un paese che nel corso dei secoli è stato sempre un luogo di incontro. Infatti tre sono le date fondamentali per questa comunità. Nel lontano 1142 Ruggero II d'Altavilla, dopo aver conquistato tutta l'Italia meridionale, decise di dotare il suo regno di leggi che servisse a amministrare nella maniera migliore tutta l'Italia meridionale. Questo corpo di leggi fu emanato nel bosco Selvamala, che è una località di questo comune. Perché fu scelto questo luogo? Perché era l'ombelico dell'Italia meridionale, equidistante sia dal Tirreno che dall'Adriatico, di fianco al tratturo della Transumanza, e un luogo ricco di acqua e ricco di boschi. Queste leggi hanno tenuto in piedi questo stato dell'Italia meridionale per circa 750 anni. L'altra data fondamentale è il 1562-63. Questo luogo era diventato prima luogo di rifugio dei catari e degli albigesi, dopodiché è diventato un luogo di rifugio per i valdesi, perché questo rappresentava un territorio uguale, se non simile, a quello che loro avevano abbandonato nella Provenza, nella Francia meridionale, e questi hanno avuto la possibilità di dare ulteriore impulso a questo paese, cingendola di mura, facendo in modo che questo paese crescesse. Erano ottimi lavoratori della lana, ottimi artigiani. L'altro episodio importante è quello che si è avuto il 23 agosto del 1942. In pieno regime fascista, questo paese ha avuto la forza e la dignità di sollevarsi contro il regime fascista, una rivolta completamente al femminile, perché gli uomini erano impegnati in guerra, e per circa 6-7 ore queste donne, assaltando la caserma dei carabinieri e il municipio, presero in mano il comune. E quindi un altro episodio importantissimo della storia, il primo paese in Puglia, e ci sono delle citazioni anche di Radio Londra, per cui questa comunità ha fatto in modo di avere una visione del proprio progredire, della propria evoluzione, della propria capacità socio-economica un poco diversa da tutti quelli che sono i paesi che ci circondano. Noi abbiamo una vocazione, quella di creare il borgo dell'accoglienza, quindi abbiamo fatto in modo di partecipare a dei bandi del Ministero e abbiamo creato due centri SPRAR. Uno per famiglie e uno per minori, che sono un fiore all'occhiello del Ministero.
stata premiata una ditta del posto dall'Agenzia ONU per i rifugiati ed è stata scelta come azienda sociale, ricevendo un encomio per quello che era riuscito a fare a favore di questi nostri migranti. Ci sono laboratori di italiano, di informatica, laboratorio di educazione civica per fargli comprendere il funzionamento della macchina amministrativa. C'è stato un giovane avvocato dal posto che ha svolto questo ruolo e questa funzione per fargli comprendere come viene effettuata la raccolta differenziata. Tutte cose che servono a fare in modo che ci sia una vera e proficua integrazione. In fondo abbiamo avuto anche la capacità di organizzare dei corsi per la pace e della non violenza, quindi abbiamo investito sui giovani, sulla scuola e abbiamo fatto in modo che la nostra scuola, il circolo didattico di cui facciamo parte a Cadia, fosse affiliato all'UNESCO. L'altra grossa soddisfazione è quella di aver messo su una casa per anziani per fare in modo che i nostri anziani, dopo aver vissuto la loro vita in questo piccolo paese, non debbano, arrivati alla fine del ciclo della loro vita, andare fuori per poter essere ospitati in qualche casa per anziani. In più abbiamo fatto in modo che i nostri valori, le cose in cui crediamo, fossero da artisti messi nero su bianco e quindi abbiamo puntato sui murales che dal punto di vista artistico danno l'immediatezza di quello che è il nostro messaggio. Con il parroco Don Domenico Guida andiamo a scoprire le chiese di Monteleone di Puglia in provincia di Foggia. Benvenuti nella chiesa madre di Monteleone di Puglia. La chiesa è intitolata a San Giovanni Battista, è il santo titolare. Però il santo patrono del paese è San Rocco. Nel 1400 c'era una piccola cappella, poi il figlio di Carlo d'Angiò, che era il re d'Ariano, Ladislao, elevò questa cappella a parrocchia autonoma. Però dato che il paese, gli abitanti aumentarono, il parroco dell'epoca, il parroco arciprete, Don Tommaso Lallone, demolì la cappella baronale e ingrandì la chiesa. Ecco, è quello che potete ammirare, questo capolavoro della chiesa matrice, San Giovanni Battista. Lui, che era un parroco mecenate, chiamò i vari artisti famosi dell'epoca, del napoletano, dell'avellinese, del salernitano, per rendere bella e stupenda questa chiesa matrice. Possiamo ammirare che nel 1821 iniziarono i lavori, nel 1833 la chiesa fu completata, nel 1830 fu fatto il campanile, nel 1834 l'altare maggiore, che potete ammirare nella sua bellezza, nel suo splendore. E poi tante famiglie benestanti del tempo arricchirono la chiesa donando le statue che potete ammirare, statue di ottima fattura, scuola napoletana. Tutto questo per rendere questo luogo stupendo e per dare lode a Dio. Ecco, la fede di un popolo che si mantiene, si regge anche su questi piccoli gesti di attenzione e di ringraziamento a Dio. Il patrono è San Rocco perché, ecco, Monteleone, come gli altri paesi, ha avuto anche pestilenze. La più grave, quella che ha mietuto tante vittime nel 1500.
561. Il popolo invocò San Rocco e da quel momento, da quell'anno, San Rocco divenne patrono di Monteleone. Ogni anno tanti monteleonesi, anche che sono fuori, residenti in America e in Canada, rientrano qui per celebrare, per omaggiare San Rocco, perché San Rocco ha fatto tante grazie. Ne sono testimonianze anche tanti ex voto che abbiamo conservato nel piccolo museo parrocchiale che uno di Monteleone ha fatto a sue spese, dove possiamo ammirare tante cose belle di Monteleone e non solo. Tutto questo sogno di Don Lallone è stato suggellato nel 1983 con una dichiarazione da parte della Sovrintendenza di Bari, che ha dichiarato questa chiesa matrice monumento storico di interesse artistico, 1800esco. La bellezza anche della fede si manifesta anche con le confraternite di Monteleone, due belle confraternite, due belle realtà che hanno sede nelle chiese omonime, la chiesa della Dolorata e la chiesa del Carme. Le confraternite hanno avuto sempre un ruolo importante nella carità, nell'aiuto al prossimo, nel servizio ai più deboli e ai poveri. Nel nome di San Rocco, nel nome del Signore, Monteleone continua a fare molto per gli altri, continua molto per gli ultimi, per quelli che si trovano in difficoltà. E come tutti i paesi e tutte le città, ci diamo da fare per i ragazzi, per i giovani, perché è difficile oggi educare le nuove generazioni alla fede. Dobbiamo diventare sempre più vicini a loro, farci prossimi ai nostri ragazzi, ai nostri figli, ai nostri giovani. È quello che la Chiesa di Monteleone, la parrocchia, ecco, si sforza di fare, di accompagnare i bambini, i ragazzi, i giovani alla fede. Non è facile, però con gioia ce la faremo. All'interno di una caratteristica locanda del centro storico di Monteleone di Puglia, con la signora Olimpia Guerriero, andiamo a presentare i piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo. Benvenuti nella nostra locanda, una delle tante del nostro paese che noi apriamo soprattutto nel periodo estivo, però anche nel periodo invernale. Vi diciamo di qualche piatto tipico del nostro luogo, partendo dalle carni macellate nel macello comunale di Monteleone, che è uno dei pochi nella nostra provincia, e ci ha portato salami, bistecche di maiale, salsicce e pancetta. Questi salami sono anche essiccati qui a Monteleone e sono una caratteristica proprio del luogo. Poi abbiamo i formaggi, che sono tutti delle aziende agricole del luogo, caciocavalli stagionati col peperoncino, con il finocchietto e formaggio di pecora. Questa è una tradizione molto antica, perché noi ci ricolleghiamo sulla strada della transumanza che passava qui vicino a noi. Ci sono le mozzarelle, i nodini, che qui producono in tutti i modi. Thank you.
Adesso vi mostro i cicatielli acci, che è un piatto tipico di Monteleone. L'acci è il sedano, è un piatto che si fa solo a Monteleone, neanche nei paesi circostanti. E noi facciamo pure una sagra molto importante il 13 di agosto, dedicata ai cicatielli acci e al formaggio al caciocavallo. Questi sono i vari tipi di pasta che noi produciamo qui, che si fa insieme alle verdure che si trovano qui. Queste sono le pezzotte, si chiamano. Questi sono i tagliolini o tagliariel che si fanno sia col sugo sia con i ceci o i fagioli. Ricordiamo anche la produzione di cipolle rosa, dal guscio, diciamo, dalla pelle rosa, di cui abbiamo ricavato anche una marmellata che si può usare sia sui formaggi, sia sulle ricotte, oppure sul pane, perché è caramellata e ha un sapore particolare. Si produce pure qui a Monteleone e noi la conserviamo fatta in inserte, le chiamiamo, sono trecce, diciamo, che appendiamo d'inverno per consumarle per tutta la stagione invernale. Questa è una frittata fatta con salsiccia secca di maiale e peperoni sott'aceto, che sono questi due che vedete sopra, che noi conserviamo in contenitori o di vetro o di creta con aceto e sale. Questa frittata invece è fatta con le patate. Si producono pure parecchie patate qui a Monteleone e sono molto saporite, perché è un terreno favorevole per le patate. Comunque è una derivazione della popolazione valdese che ha soggiornato a Monteleone dal 1500 in poi. Infatti è rimasto anche il nome, l'Uturtel si chiama, come la chiamavano appunto i valdesi. Poi abbiamo un soffritto di patate e peperoni, sempre usando quei peperoni sott'aceto con le patate di Monteleone. È una tipica colazione contadina che si portava quando si mangiava in campagna. Questi qua invece sono i migliatielli, li chiamiamo noi. Sono fatti con l'intestino dell'agnello. Un'altra cosa importante è questa verdura maritata, che si mangia insieme alla pizza di gran turco, che si fa sia con le ciccole sia con più dolce, con l'uvetta e con un po' di arancio grattugiato. Questa è di derivazione valdese, perché abbiamo riscoperto la stessa ricetta che facevano i valdesi nel 1500. Preparando un brodo a parte, usavano le erbe spontanee che nascevano nel periodo. Con il brodo di carne di vitella preparavano questa zuppa, che era chiamata supa barbetta. Allora noi la chiamiamo minestra maritata. Viene mangiata con la pizza di gran turco. Poi c'è la polenta, qui si usa fatta con le spuntature di maiale e con la salsiccia, molto formaggio, formaggio di pecora chiaramente. Il baccalà a Monteleone si usava moltissimo, perché prima era un piatto povero ed era l'unico che in montagna si trovava come pesce, ed è rimasto nella nostra tradizione di usare il baccalà anche nei momenti di festa, perché è un piatto molto pregiato, usato con i peperoni, peperoni sott'aceto, oppure con i peperoni cruschi, questi qua, le corna di capra si chiamano, seccate e fritte con le patate, con le olive e messe insieme. Questa è un'altra tipica insalata contadina, fatta sempre con i peperoni sott'aceto. Come vedete che si usa moltissimo il peperone sott'aceto, olive, arancia e mela tagliata a dadini. E poi abbiamo il coniglio, sempre del luogo, fatti con i peperoni verdi, freschi o lunghi o tondi. E qua poi abbiamo un altro modo di preparare quei peperoni rotondi. Sono ripieni fatti nel sugo. Cioè chi li mangia così, oppure dal sugo si possono preparare delle tagliatelle e mischiare i peperoni dentro con il pane abbrustolito sopra, ed è un primo piatto buonissimo. E poi della nostra tradizione sono i taralli di scaldatelli. Quelli più grandi sono i taralli con le uova, che si fanno a Pasqua. Sono fatti solo uova e farina. Poi ci stanno i vari tipi di biscotti, sempre con farina, uova del luogo, col cioccolato. Quelli di sotto invece sono taralli fatti con il finocchietto e olio d'oliva extra. Poi abbiamo i cipollini, lambacioni che si chiama in Puglia. Anche quelli vengono fatti con i peperoni cruschi, fritti, oppure messi al forno con l'agnello, con le patate. Il pane è anche di produzione di Monteleone, abbiamo un unico forno perché il paese è un po' piccolino, però produce il pane con le farine della zona, vari tipi di pane, ci sono le pagnotte, quelle grandi, i filoncini, quella col buco al centro, la chiamiamo pizza. Vi invito
invito dunque a venire nel nostro paese per poter gustare questi nostri piatti della tradizione. E se volete potete venire anche nelle nostre famiglie, nelle nostre case, vi ospitiamo per poter assaggiare questi nostri piatti della tradizione. Spesso si parla dello spopolamento dei piccoli borghi italiani, ma sono anche tanti i giovani che decidono di restare, come nel caso di Claudia Rigillo. Ascoltiamola. Monteleone è un piccolo borgo, ma allo stesso tempo un grande borgo, perché si parla di pace, integrazione e accoglienza. Sono i valori fondanti su cui si sta basando questa piccola comunità. Per quanto ci possa essere tanta difficoltà per noi giovani di andare via, di spostarci, il nostro interesse invece è restare qui, far rinascere Monteleone a livello culturale, enogastronomico, integrativo, di accoglienza, farlo rinascere sotto tutti i punti di vista, e lo facciamo anche mettendo a sacrificio la nostra stessa vita e restando qui con tutti quanti i difetti che ha questa piccola comunità, perché Monteleone è vero sì che è piccolissimo, però come dicevo è veramente veramente grande. E noi siamo contenti di questa piccola realtà e vorremmo farla rinascere sempre di più. Con il presidente dell'associazione Prologo, Antonio Giangrande, andiamo a scoprire le manifestazioni più importanti di Monteleone di Puglia. Prologo è un'associazione composta sia da giovani che da adulti, abbiamo molte donne che ci danno una mano. Ci occupiamo dell'organizzazione di tantissimi eventi e abbiamo ad esempio San Giuseppe a marzo, poi abbiamo Sant'Antonio il 13 giugno e poi diciamo ci organizziamo di tutta la calendarizzazione del mese di agosto, perché diciamo noi iniziamo le feste intorno al 5-6 di agosto fino al 17-18. Facciamo le locande aperte, che ci sono 6-7 locande nel paese, tutti fanno prodotti tipici, caciocavalli, salsiccia, insomma un po' tutta la tradizione antica di Monteleone. Poi abbiamo la sagra di caciocavallo, cecatielle e acci, e attiva sempre molta gente. E in questa serata vengono anche allestiti degli stand per quanto riguarda il caciocavallo, perché facciamo anche il caciocavallo impiccato. Poi abbiamo la sagra del maiale il 16 agosto, che è la nostra festa patronale. Facciamo l'infiorata, quindi venite a trovarci a Monteleone di Puglia a vedere tutte le nostre feste, la nostra associazione che sta cercando sempre di crescere. Siamo sul paese più alto della Puglia, dove si respira una bella aria, c'è tanta bella gente, e quindi vi aspettiamo a Monteleone. Adesso, per il consueto invito nel dialetto locale, andiamo ad ascoltare la simpatica signora Angelina Scarano, classe 1929. Thank you.
un paese di pietra e non di legname che si butta in terra. Siamo purtroppo preti assai, più forti non potessero. E siamo tutti bravi, siamo molto contenti perché siamo lavorativi di tutte cose. Grazie, venite a Monteleone, siamo molto contenti, più contenti non potessero. E siete contenti pure voi quando venite, rimanete da fuori il panno, perché è bello Monteleone. Monteleone di Puglia vi aspetta con la sua bella natura e la sua riconosciuta accoglienza. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Monteleone di Puglia, paese della pace e dell'accoglienza. Ciao!